Tada, sì, in questo video test andremo a scoprire come mi vedono gli altri attraverso questo video test. Andiamo a spicciola domanduzza per domanduzza. La prima domanduzza, ragazzi, è: in presenza di altre persone, solitamente come tieni le gambe unite, incrociate o accavallate? Accavallate. Se devi stringere la mano a qualcuno, preferisci stringerla forte, stringerla normalmente o se è possibile evitare normalmente? Cioè, io stringo normalmente la mano forte e non mi piace, meglio normale. Con quale frequenza ti capita di arrossire? Spesso, da molto mai. Talvolta mi è capitato di arrossire, sì. Se parli con un interrogatore a un tavolo, come ti comporti? Mi appoggio al tavolo, cerco di non appoggiarmi, ogni tanto tocco il tavolo, cerco di non appoggiarmi al tavolo. Mentre parli, sei solitamente gesticolare quasi sempre, mai o quasi sempre? Gesticolo facilmente, soprattutto io gesticolo molto. Se sei solito toccarti i capelli, il viso, le mani o le gambe? O le gambe? Dipende, però molto spesso i capelli. Su quattro pagine, sembra della terza di pagina, io vi dico soltanto. Se devi parlare con un estraneo, dove poni lo sguardo? Gli occhi in giro, corpo nel trovatore, negli occhi, si parla sempre negli occhi, ragazzi. Cioè, negli occhi dove si deve guardare quando parli. Ti trovi al ristorante, come ti comporti durante il pasto? Come a casa mia quando ci sono ospiti, con attenzione ci sono estranei, in libertà e non mi curo degli altri. Quando vado fuori in un ristorante cerco di avere molte più attenzione perché non ci sono persone che mi conoscono, quindi vado molto con attenzione. Stai passeggiando in un momento romantico insieme al partner, lo tieni per mano, sotto braccio, abbracciato. Oh my god. Beh, mettiamo mano. L'ultima pagina, ragazzi, poi si andrà a scoprire il risultato, come mi vedono gli altri. Andiamo a spicciolo, sei domanduzzuzze. Solitamente le mani sono sudate, asciutte o diventa situazione sudate. Ragazzi, adesso scopriamo il risultato. Vediamo il risultato. Sostiene che sono estroversa. Il test evidenzia che è una personalità estremamente carismatica. Pertanto, agli altri appari estroversa e cordiale. Sì, infatti è vero. Sai essere positiva e ottimista in molteplici situazioni, è vero, trasmettendo il buon umore a chi ti sta accanto. La solarità e la simpatia sono caratteristiche che spesso ti fa ben volere e apprezzare, aiutandoti nell'instaurare nuove amicizie e in più in generale rapporti interpersonali duraturi. Allora, concordo appieno con questo test, no perché mi hanno detto cose positive, ma perché sono vere alcune cose. Sono una persona molto ottimista e trasmetto buon umore alle persone, questo sì. La mia solarità, la mia simpatia spesso mi portano ad avere tanti amici e avere amicizie durature, questo sì. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bessito, bessito, al prossimo video.